Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con la professoressa Chiara Di Prima, presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo. Buongiorno Chiara, grazie per aver accettato il mio invito. Buongiorno Filippo, grazie, sempre un Allora, sei piacere. arrivata da pochi giorni al liceo scientifico Galilei, che situazione hai trovato? Il Liceo Scientifico Galilei è una scuola con una grande numerosità di alunni e con un personale docente e amministrativo che nel totale diciamo, raggiunge quasi le 1650 unità. Quindi in un momento di distanziamento e di prevenzione della diffusione del Covid-19 ha imposto alla scuola di rivedere un attimino tutte le modalità sia di erogazione dei servizi di segreteria, ma soprattutto l'organizzazione della didattica e la distribuzione degli alunni nelle aule. Fortunatamente gli spazi dell'istituto che sono distribuiti tra il plesso centrale di via Danimarca e i due plessi distaccati, quello di via Tranchina e di viale Strasburgo, con una rimodulazione del numero degli alunni per aula e quindi consentendo un distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccate degli alunni e con un esubero, diciamo, che consiste in 4 aule aggiuntive, ci consentirà giorno 21 di far accedere tutti gli studenti in presenza. Queste nuove 4 aule, che in questo momento sono allocate in spazi che erano adibite ad altro, quindi l'aula magna, l'aula audio-video, la sala professore e il laboratorio linguistico, verranno invece liberate nel momento in cui la provincia inizierà e si spera completerà i lavori entro il mese di dicembre, quindi con piccole opere di edilizia leggera ci consentirà di ricavare dagli spazi che già abbiamo nuovi spazi. E in tutto questo abbiamo messo in atto anche un piano di distanziamento, di prevenzione e quindi un nuovo regolamento di istituto, un'integrazione sia al regolamento di istituto che al patto di corresponsabilità con delle misure, chiamiamole restrittive, ma che regolamentano un nuovo modo di vivere gli spazi della scuola. Intanto un ingresso scaglionato nell'arco di 20 minuti dai 3 cancelli che ci consentono di distribuire i gruppi degli alunni e di evitare gli assembramenti. Dopodiché l'imposizione per gli alunni di fare la ricreazione assolutamente in aula e la possibilità di digitalizzare i compiti scritti in modo che anche i fogli dei compiti in classe non siano veicolo di trasmissione di un eventuale virus presente a scuola. E una distribuzione nell'uso dei servizi igienici che consenta una turnazione tale in modo che non ci siano, diciamo, un numero elevato di alunni nei nostri corridoi. Allora, intanto ho capito che la scuola inizia non il 14 ma il 21. Ho Ci capito stiamo bene? dando questi 5 giorni in più perché siamo in attesa anche dei banchi monoposto che in parte avevamo come dotazione dell'istituto e che in parte invece devono arrivare dal Ministero così come previsto Il dal mio Galilei non è sede elettorale, capisco non allora. è sede elettorale, ma abbiamo assunto con grande, diciamo, disponibilità e molto favorevolmente la circolare dell'assessorato regionale all'istruzione che consentiva anche agli istituti che non erano sedi di seggio di prorogare di qualche giorno all'inizio delle attività e soprattutto di iniziare in maniera graduale a introdurre le classi a scuola, proprio per mettere in rodaggio anche il sistema di distanziamento e le misure di prevenzione. Quali sono state le difficoltà maggiori che hai dovuto superare? La difficoltà maggiore è stata quella di destrutturare alcune classi, parlo in particolare delle classi seconde, terze e quarte, dove residuavano in alcune di esse degli alunni che non potevano essere allocati nelle classi precedenti. E, con un consiglio d'istituto aperto ieri ai rappresentanti di classe di tutte le classi dell'istituto, abbiamo in maniera molto serena concordato che gli alunni che escono settimanalmente
normalmente da queste classi e che vanno a costituire un nuovo gruppo classe di queste classi aggiuntive siano scelti in ordine alfabetico e per turni di 3 o 4 alunni, per cui solo una settimana, ogni 7-8 settimane, verranno ospitati, anziché seguire a distanza, verranno ospitati nell'istituto con un loro consiglio di classe, che è l'organico aggiuntivo che l'ambito territoriale ci manderà, e faranno esattamente attività parallele a quelle dei loro compagni. Quindi allora, saranno sempre al passo. Quindi allora diciamo che dicevo che lei è pronto per partire, non ci sono motivi per cui insomma si possa impedire l'inizio delle lezioni, però voi avete previsto un piano B nel caso in cui può insorgere qualche problema, no? Se c'è per esempio qualche presenza di soggetto con Covid-19. Certamente dobbiamo prevederlo, perché nonostante le misure di prevenzione possano essere, diciamo, raffinate, si sa che questo virus è più insidioso rispetto alle nostre previsioni, per cui secondo il protocollo esistente del Ministero della Sanità saremmo eventualmente obbligati ad andare in quarantena e secondo, diciamo, delle misure che sono proporzionate ai contatti che questo eventuale soggetto con Covid ha avuto nell'istituto. Per questo motivo abbiamo compartimentato i piani, cioè nell'arco della giornata non verranno a contatto gli studenti del terzo piano con quelli del secondo, del primo e del piano terra. Anche l'uso degli uffici di segreteria, l'accesso agli uffici di segreteria è limitato ai casi assolutamente eccezionali, prevedendo che la maggior parte delle attività si possano svolgere tramite contatto mail. Ma nel caso in cui dovessimo andare anche in parte in quarantena, dovremmo assolutamente attivare immediatamente una didattica a distanza che sarebbe lo stesso prorogato dell'anno scorso della didattica in presenza. E naturalmente tutto questo fa parte del piano della didattica integrata e quindi all'attenzione del Consiglio d'Istituto e prevalentemente del Collegio dei Docenti. Dico, per la didattica a distanza siete attrezzati al massimo oppure ci sono delle carenze che si debbono appunto eliminare? Allora, questa scuola già l'anno scorso, prima ancora del mio arrivo, aveva predisposto tutta la strumentazione adeguata per svolgere didattica a distanza, con il supporto anche agli studenti che avessero necessità di dispositivi mobili. In più abbiamo acquistato quest'anno circa 100 SIM per poter favorire anche la connettività degli studenti da casa senza, diciamo, un costo aggiuntivo, un impegno aggiuntivo da parte delle famiglie nel caso in cui si dovesse provvedere con la didattica a distanza. Senti, ci auguriamo che ciò non accada, ma dobbiamo essere pronti. Allora, abbiamo detto c'è un plesso centrale che è quello di Via Danimarca, però ci sono due succursali. Ecco, come vi siete comportati nei due plessi, che chiaramente non sono i locali nati prettamente per accogliere una scolaresca? E allora, in Via Danimarca abbiamo solo 4 classi, per cui è una situazione assolutamente contenuta. Anche in quel plesso ci saranno le medesime misure di distanziamento e di prevenzione della diffusione del virus. Abbiamo previsto sia per il plesso Tranchina che per il plesso Strasburgo, come per il plesso centrale, una azione di sanificazione proprio il venerdì 18, che è il giorno lavorativo precedente all'avvio delle attività. E Via Tranchina subirà delle modifiche strutturali a quella della provincia per ampliare alcune aule che non consentivano di accogliere tutti gli studenti, per cui e in questo momento alcuni lavori che la provincia tardava a fare li abbiamo fatti con le nostre risorse, pur di cominciare tutti la stessa giornata. Quindi abbiamo tenuto tantissimo il nostro, diciamo, la nostra parola d'ordine è stata subito tutti in presenza, nella consapevolezza che la didattica a distanza è assolutamente una misura di emergenza, non può diventare l'ordinario, e che la parola didattica con quella a distanza sia un ossimoro in un contesto educativo dove principalmente si educa attraverso la relazione in presenza.
Speriamo di tener fede a questo principio, e perché ciò accada è necessario che, oltre a un regolamento ben fatto, ci siano però degli studenti, il personale docente, il personale amministrativo e le famiglie che contribuiscano perché questo regolamento venga rispettato. E non è una misura, diciamo, sanzionatoria quella che voglio avanzare in questo momento, ma è logico che la violazione di un regolamento di istituto, soprattutto se regolamenta una prevenzione sanitaria, sarà sottoposta alle sanzioni disciplinari, così come un regolamento ordinario prevede. Sì, si parla delle famose linee guida che hanno creato parecchi problemi a tutti i dirigenti scolastici. Si è fatta finalmente chiarezza o continuano ad arrivare email continuamente che vi mettono in grande difficoltà? Ma le email che arrivano sono principalmente di rilevazione statistica e di monitoraggio sulle condizioni delle scuole italiane. Le linee guida, più che creare confusione, hanno lasciato grande discrezionalità, grande autonomia, così come prevede il DPR 1975 del 99, grande autonomia alle scuole nella rimodulazione dell'organizzazione non solo didattica ma anche, diciamo, logistica per far fronte a questo tipo di emergenza. È logico che la preoccupazione principale di noi dirigenti scolastici è che l'assunzione di responsabilità su misure che non sono prettamente organizzative ma sono di vigilanza sanitaria, e in un momento in cui davvero può accadere l'imprevedibile, diciamo, non ci riteniamo assolutamente competenti in ambito sanitario per poter prendere delle decisioni di questo tipo. Questo ha portato molti di noi, credo tutti, in certo modo, ad affidarci al medico competente. Abbiamo in ciascuna scuola un medico competente che ci consiglia sulle decisioni da prendere, ma che si prende anche carico, per esempio, della valutazione dei lavoratori fragili e quindi delle misure, diciamo, aggiuntive che devono essere prese nei loro confronti. E pochi parlano, ma purtroppo è una situazione che tutti abbiamo, e pochi parlano degli studenti fragili che sono soggetti di diritto di misure di prevenzione speciali tanto quanto i lavoratori. E in tal senso noi abbiamo dei casi di studenti fragili e per loro stiamo prevedendo, grazie all'acquisto anche delle web conference, stiamo prevedendo la possibilità che possano seguire le attività da casa. Non potrebbe essere un motivo di esclusione di questi ragazzi, allontanandoli diciamo dagli altri compagni? No, la misura di allontanamento non è prevista da noi, è richiesta dalla famiglia e eventualmente in relazione alla situazione particolare che vivono, alla situazione sanitaria particolare. Ovviamente cambierà da soggetto a soggetto l'azione. Assolutamente, ma ove possibile noi garantiamo l'attività in presenza. Senti, ma qual è lo stato d'animo di un dirigente scolastico, del personale amministrativo, dei docenti? Qual è in questo determinato momento? Allora, io ritengo che in questo momento ci sia poco spazio per percepire lo stato d'animo. Siamo assolutamente concentrati sul compito e siamo assolutamente consapevoli che abbiamo una responsabilità superiore a quella di una situazione ordinaria. Lasciarsi però prendere dal panico o dalla preoccupazione esasperata che paralizza il nostro lavoro, credo che non sia assolutamente opportuno, e nella comunità dei dirigenti scolastici si sta manifestando veramente un grande senso di consapevolezza di ciò. Naturalmente in questo momento fare gruppo, confrontarsi, mettersi, diciamo, in discussione, sottoponendo spesso anche determinate questioni e trovando una soluzione comune, è la nostra forza. Ove manca una norma, diciamo, che regolamenti determinate situazioni, viene in aiuto il buon senso, l'esperienza e soprattutto la consulenza di tecnici come possono essere gli RSPP d'istituto, il medico competente,
e altre figure che ci possono guidare in questo momento. Quindi, per quanto riguarda le attività sportive, cosa avete pensato di fare? E anche per le altre attività complementari? Le attività sportive in questa scuola, fortunatamente, e avendo due palestre al coperto e due all'aperto, ci consentono di far accedere alle palestre e agli spazi aperti una classe per volta, e manterranno un distanziamento superiore al metro, quindi almeno 2 metri, faranno delle attività assolutamente poco dinamiche, quindi non gioco di squadra, e soprattutto si eviterà assolutamente di utilizzare degli attrezzi come la palla o altri attrezzi che possono essere, diciamo, passati di mano in mano dagli studenti. Quindi delle attività diciamo, che consentono di mantenere il proprio spazio di distanziamento gli uni dagli altri. Per quanto riguarda i laboratori, tutte le attrezzature verranno disinfettate prima e dopo l'uso, e tutto ciò che viene, diciamo, maneggiato dagli studenti, quindi non sarà stato precedentemente toccato da altri, e per maggiore tutela in ogni spazio è presente un distributore di disinfettante, per cui gli studenti prima e dopo l'uso delle attrezzature nei laboratori, noi abbiamo il laboratorio di fisica, il laboratorio di chimica, e quindi gli studenti disinfetteranno le mani in maniera adeguata. Senti, ritornando per un momento alle attività sportive, non pensate di utilizzare lo stadio delle Palme o gli spazi del Parco della Favorita? E in questo momento non abbiamo valutato questa opportunità, proprio perché abbiamo i nostri spazi esterni, ma nel caso in cui ci dovesse essere necessità ancora in primavera di utilizzare questi spazi, diciamo, all'aperto per un ulteriore distanziamento, certamente ci raccorderemo con tutte le risorse che questo territorio offre, e sappiamo che c'è un protocollo d'intesa anche tra il Ministero, tra l'Assessorato regionale e la Conferenza Episcopale Siciliana, per esempio per l'utilizzo dei locali che sono di proprietà della Curia, e questo ci conforta, perché nel caso in cui dovessimo ulteriormente distanziare gli alunni, potremmo fruire anche di spazi esterni. Senti, per quanto riguarda banchi, voi non avete richieste oppure non sono arrivate? Per quanto noi li abbiamo richiesti e non sono ancora arrivati. Ne abbiamo richiesti un numero contenuto, perché nel tempo questa scuola ha acquistato quasi sempre banchi singoli, per cui ne avevamo in dotazione già un numero quasi sufficiente. Per le classi che dovessero malauguratamente partire senza i banchi singoli, abbiamo predisposto una disposizione dei banchi doppi tale che comunque riusciamo a garantire il distanziamento di 1 metro. Naturalmente dobbiamo pensare a una rimodulazione anche della modalità di fare scuola. Se i banchi non sono più disposti in maniera frontale rispetto al docente, naturalmente il docente rimodulerà le attività con attività cooperative, con attività, diciamo, di gruppo, o che non siano esclusivamente frontali, per consentire a tutti di partecipare alle attività. È una sfida. Mentre è un momento organico è al completo, oppure se ho capito bene. Attendiamo l'organico aggiuntivo proprio per queste 4 classi che si sono formate in più all'inizio. Un'altra cosa, il giorno 21 inizieranno le quinte o le prime? Il giorno 21 cominceranno le prime e staranno, diciamo, il giorno 21 e il giorno 22 da soli nell'istituto. Serve per anche far prendere familiarità a questi studenti della struttura che ancora non conoscono. Il giorno 23, 24 e 25 entreranno le quinte, quindi condivideranno gli spazi prime e quinte, e già mettiamo in rodaggio un po' il sistema di accesso e di uscita dall'istituto. Da giorno 28 la scuola sarà a regime con tutte le classi presenti. Cosa dimentichiamo di dire, Chiara? Di augurarci che questa emergenza cessi il più presto possibile, perché sta diventando un po' il nostro rompicapo giornaliero, e la
La tutela sanitaria è assolutamente fondamentale. Questa scuola ha fatto effettuare test sierologici al proprio personale grazie alla collaborazione con l'ASP, che ha mandato un'unità mobile per lo screening sierologico, per cui diciamo che teoricamente abbiamo messo in atto tutte le misure preventive possibili. Senti, ma questo Covid-19, che ha creato una situazione particolare, non potrebbe essere un motivo di crescita accelerata per tutti? Io credo di sì. Proprio ieri ne parlavo con il consiglio d'istituto, che ripeto, è stato un consiglio d'istituto aperto a tutti i rappresentanti di classe, quindi parliamo di 110 genitori ieri presenti insieme al consiglio d'istituto. Ho fatto questa stessa riflessione nel collegio dei docenti: se vogliamo che questo momento non sia soltanto un momento di preoccupazione, ma sia un momento di riflessione, forse questa nuova modalità di affrontare una scuola che rivede se stessa, rimodula i tempi, rimodula gli spazi, deve diventare da limite, da ostacolo, un'opportunità. È stata una grossa scossa per la scuola, che era rimasta ferma e ancorata a vecchi schemi. Certo, ci si poteva auspicare che fossero altre le ragioni della riflessione e non il rischio sanitario. Però credo che da inguaribili ottimisti, come persone di scuola, come educatori, cerchiamo sempre di vedere il lato positivo della medaglia e trasmettere anche ai nostri studenti questo ottimismo. Sono sicuro che non dobbiamo fermarci al pericolo. Sono sicuro che tu ci riuscirai, perché sei una persona positiva. Io ti conosco, lo posso affermare tranquillamente. Un test serologico negativo, però. Questo sì. È questo. È importante questa precisazione, tant'è vero che non adopererò più questo termine. Ottimista sì. Ottimista. Ma perché ho fiducia nei nostri ragazzi e loro a volte ci indicano la strada da seguire. Stamattina mi hanno chiesto proprio di incontrarmi i rappresentanti degli studenti e in loro non ho visto proprio nessun turbamento e nessun limite a causa del Covid. Mi hanno proposto mille iniziative, tra cui anche la collaborazione con la vostra emittente televisiva, e io con lo stesso entusiasmo ho detto: ce la faremo, non sarà il Covid a fermarci, e questo ci dà grande forza. Io sono pronto a sostenervi con tutte le mie forze. Allora, intanto ti ringrazio e ti faccio tanti tanti auguri anche per te e anche per tutto il personale, per tutti i tuoi alunni. Grazie, Ricambio, per tutto lo staff, e un augurio di cuore a tutta la scuola italiana, perché possa davvero sollevarsi da questa situazione di grande complessità. Un buon anno scolastico a tutti. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the heel of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoes in the wells of silence.